Ben ritrovati amici di Gilda News. Leggere un libro, per me questa è l'esplorazione dell'universo, diceva Margaret Duras. Eppure è proprio un libro di fisica ad essere messo sotto accusa questa settimana, perché presenta un problema che propone un quesito inquietante, sasso dal cavalcavia. A denunciarlo sulle pagine di Facebook un padre, Luigi De Rocchi, che ha segnalato la questione all'istituzione scolastica che a breve deciderà come agire nei confronti della casa editrice. Campanello d'allarme che è il boom di iscrizioni registrate all'ultimo anno scolastico nelle scuole paritarie. Si sospettano veri e propri diplomifici, tanto che il MIUR ha deciso di effettuare controlli a tappeto per individuare tali scorrettezze. Con l'avvicinarsi del prossimo bando ufficiale per il concorso 2016 si aggiungono nuovi particolari che lasciano ancora di più in balia degli eventi gli insegnanti. Prevista la nascita di una nuova classe di concorso dedicata al sostegno, che si diramerà in 4 classi specifiche per ogni ordine di scuola. Mentre le scuole si preparano ad eleggere il comitato di valutazione secondo le indicazioni previste dalla legge 107, Cristiano Corsini, autore del libro Valutare i docenti, afferma che valutare gli insegnanti con premi e punizioni non ha alcun effetto positivo sulla scuola, mentre al contempo lo avrebbe se si dessero indicazioni ben precise da seguire, considerando lo stesso docente parte attiva nel processo di valutazione. Pronti ad essere stanziati 300 milioni di euro per il rinnovo dei contratti. Il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, in un comunicato stampa dichiara che si tratta di una cifra irrisoria, poco più di 4 euro a testa. Nulla di nuovo quindi sul fronte contratti, se si pensa che 15 anni prima il governo Amato offriva una cifra corrispondente ad un caffè al giorno, come citano le cronache dell'epoca. Da un caffè al giorno del governo Amato si passa ad un caffè alla settimana Renzi. Che cos'è l'ex buona scuola se non una piccola storia ignobile? Così il coordinatore regionale della Gilda Veneto, Livio D'Agostino, in un comunicato stampa definisce la legge 107 perché, spiega D'Agostino, in un solo colpo spegne lo spirito solidaristico e critico dell'istruzione. Come già praticato per gli 80 euro, il governo regala 500 euro agli insegnanti per ottenere un consenso popolare. Nel frattempo, il MIUR ha trasmesso il decreto che regola i 500 euro per l'aggiornamento e la circolare applicativa. Resta un punto oscuro, la rendicontazione delle spese, che il Ministero si riserva di spiegare in seguito. In un'intervista rilasciata alla nostra redazione, il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, confermando la manifestazione di protesta a livello regionale dei 5 sindacati che si terrà il 24 ottobre e continuando a ribadire che la battaglia contro la riforma non si arresta, invita i dirigenti scolastici a rispettare gli organi collegiali e a non arrogarsi poteri che non competono a loro. Intanto, come preannunciato quest'estate, i sindacati rappresentativi della scuola hanno presentato unitariamente 2 ricorsi al TAR del Lazio contro la legge 107 che esclude in maniera illegittima dal piano assunzioni numerosi precari. A Pistoia, invece, una sentenza del giudice del lavoro accoglie il ricorso di alcuni diplomati abilitati in magistrale che permetterà l'inserimento in GAE e la partecipazione alle missioni in ruolo. Inserito nelle graduatorie di seconda fascia è invece un professore di Bergamo, Marco Rovaris, che andrà ad insegnare in carcere dopo che 115 suoi colleghi hanno rinunciato. Sul fronte pensioni, previste 4 misure da applicare, tra cui le annunciate pensioni part-time. Argomento alquanto spigoloso si rivela la questione flessibilità, che potrebbe risultare molto costosa per Renzi, che ha deciso di rinviare al prossimo anno l'intervento più delicato della riforma pensionistica. La maglia nera sull'edilizia scolastica questa settimana tocca a Favara, dove a crollare sono stati parti di intonaco del soffitto, che hanno ferito, seppur in maniera lieve, maestra ed alunni. Bizzarra si rivela la richiesta di un dirigente scolastico di Marigliano, in provincia di Napoli.
che in una circolare invita i docenti a compilare il curriculum vitae ed inserire tra le loro competenze anche i passatempi preferiti. Davvero 50 sfumature di buona scuola. A Palermo, grazie alla collaborazione di CONI e Lottomatica, al quartiere periferico Zen, le scuole rimarranno aperte anche nel pomeriggio per tutto l'anno scolastico. Lo sport come trampolino di lancio per il recupero di tanti bambini a rischio di emarginazione sociale. Segnaliamo poi un'iniziativa svoltasi il 15 ottobre su Twitter, l'Education Day, giornata europea dell'istruzione. Il primo progetto che mira a mobilitare l'intera community dell'istruzione in una conversazione globale. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.